Allora, innanzitutto la situazione economica dell'Inter diventerebbe insostenibile, a parte la bomba di questi minuti del Corriere dello Sport offerta per Zhang dall'Arabia Saudita, perché Sole 24 Ore, ma soprattutto Repubblica, ha sentito i colleghi sauditi, ha confermato un'offerta per acquisire l'Inter. Quindi cosa sta succedendo? Zhang non vuole vendere l'Inter? Lo vedremo se non venderà l'Inter Zhang. Comunque, Zhang trova l'accordo con il fondo Pinco Pallino, così potrà tenersi il club, godersi la seconda stella, ma costretto ad ascoltare l'offerta dall'Arabia Saudita. Questo dice il Corriere dello Sport, vi posto il link sotto, 400 milioni in 3 anni, sì, dettagli del nuovo prestito, che poi tra l'altro darebbero un prestito ad uno che è stato condannato perché non ha restituito un prestito. Vi rendete conto, cioè, a che livelli siamo qui? Quindi, prima di festeggiare quei canali che hanno dato 20.000 versioni, io se fossi voi aspetterei, perché voi siete ridicoli, a voi non vi guarda nessuno, voi fate pena. Allora, cosa fa Pinco? Allora, praticamente diciamo, l'articolo nel finale dice: nuovo prestito di 400 milioni consentirà a Zhang di rimborsare integralmente il dovuto ad Oaktree e di ragionare con più calma sui prossimi obiettivi del club. Lo scudetto, i prossimi obiettivi del club, lo scudetto che sta per arrivare, lo stadio che lui da nullatenente e senza garanzie non può trattare e l'offerta dell'Inter giunta dall'Arabia Saudita. Questa è la notizia di 10 minuti fa del Corriere dello Sport. Tra l'altro abbiamo fatto due conticini così, tanto per farvi capire quanto può essere sostenibile questa situazione, quanto potrebbe essere sostenibile questa situazione, perché sa, due conticini abbiamo dimostrato di saperli fare con questa notizia praticamente del rifinanziamento di Pinco Pallino. Ci sarebbero 806 milioni di esposizione debitoria a bilancio, 560 milioni di esposizione della controllante, 470 milioni il bond e tutto questo non nel 2040, nel 2027. Quindi Zhang da qui ai prossimi 2-3 anni avrebbe impegni per circa 8-900 milioni. Impossibile per lui andare avanti. Con i prestiti della controllante a Oaktree più 160 di interessi, quello nuovo si sale a cifre assurde, non gli torna, cioè sarebbe un bagno di sangue, quindi non ci torna nulla di quello che stanno dicendo. Se poi mi dici, guarda, gli danno 2 o 3 mesi di tempo, gli fanno fare l'estate e poi dopo lo mandano via perché non ha più soldi, perché lui rimarrebbe con 20 milioni in tasca, come fa a fare mercato? Come fa a rimettere il patrimonio netto in negativo di 160 milioni. Poi, se il signor Zhang non vuole vendere, lo dicesse ai tifosi dell'Inter anche se è scomparso, ci facesse andasse lì a Temptation Island, registrasse un video e dicesse: io non ho soldi, non ho modo di andare avanti, ma non voglio vendere l'Inter. Lo dicesse, perché lui si toglie di mezzo Oaktree sempre da quello che dicono. Quindi, a livello decisionale, rimane un po' più libero perché Oaktree aveva anche due uomini in CDA. Ma se il signor Zhang vuole rifiutare l'offerta dall'Arabia Saudita, lo dicesse perché dicesse cosa pensa di fare dell'Inter, perché noi non siamo un tuo giocattolino, te ti devi comprare una squadra di ping pong e non ci devi rompere i coglioni, hai capito o no? Questo devi fare. Perché se un giornalista di Repubblica si spinge tanto in quella maniera, fa nome e cognome e ti dice ho sentito i colleghi in Arabia Saudita e poi dopo 2 giorni chissà perché, dopo 2 giorni cominciano a cambiare le versioni. Se permetti, c'è qualcosa che non mi torna, ma c'è chi ha coraggio e dice che c'è un'offerta dall'Arabia Saudita per l'Inter alla prossima puntata. E se ho tempo, fa una live. Ce la metto questa faccia, non ti preoccupare. Ciao, Inter.